Bene, io devo subito passare la parola al nostro carissimo Julio González, che farà l'overview di qual è la situazione, perché la diversità e l'inclusione non parleremo solo dell'etnia, della scelta di orientamento sessuale, non parleremo solamente di classe sociale. La diversità e l'inclusione verrà rappresentata in più di un 360 gradi, per dirlo così. Grazie, grazie per essere con noi e divertitevi tanto. Quello che cercherò di fare è raccontarvi qualche storia di quello che ho fatto un po' in giro per il mondo. Negli ultimi 15 anni della mia carriera ho fatto mergers and acquisitions, seguendo un gruppo di lavoro di business development. Io facevo la parte di HR e i miei colleghi facevano tutto il lavoro molto perfetto dal punto di vista di trends, piuttosto che di letture del PIL dei paesi, così come delle aziende. Una volta che si comprava l'azienda dovevamo farla funzionare e lì cominciavano i problemi. Perché purtroppo, ahimè, c'erano anche le persone, no? Quel fattore che era semplicemente un centro di costo e che alla fine in realtà la gente entrava completa, no? Con tutto quello che doveva fare. Stavamo comprando un'azienda in Australia e dovevamo creare una società particolare in un posto che si chiama Darwin. Chi conosce l'Australia? Ok, Darwin ci sei stata, bellissima, meravigliosa, un posto di villeggiatura, no? Meraviglioso. Trovato un ingegnere lì, no? Un paese che è pieno di geografia, pochissime persone, e questo ovviamente ha creato qualche difficoltà. Ci sono ingegneri in sala? Uno, due. Cercherò di essere molto gentile. Ho lavorato sempre con gli ingegneri. Non sono un ingegnere, però non farò degli engineer jokes. Non ci saranno questi. Però comunque questo ingegnere in particolare, che era il capo della logistica, ci ha chiesto assolutamente di cercare una persona in quella località, Darwin, inteso la riviera meravigliosa, per occuparsi di logistica. E lui voleva, il profilo era meraviglioso, un ingegnere, però un ingegnere che fosse molto vicino a quelli del Politecnico di Milano, non come quelli di Torino, perché il modo in cui si fa, perché il modo in cui si fa analisi 2 al Politecnico di Milano non lo fa nessuno, tale per cui quello era proprio il primissimo punto di vista da portare avanti come selezione. Il secondo voleva qualcuno che avesse almeno 6-7 anni di esperienza nell'ambito della logistica, perché secondo la nostra azienda, in 6-7 anni una persona che ha lavorato sodo, ha fatto quella carriera, poteva avere l'expertise necessaria, che il modello di competenze dell'azienda aveva detto che era quello giusto, no? Per poter performare in quella posizione. Contemporaneamente ha detto che deve essere un maschio, perché sai, poi c'è la maternità, c'è un problema, poi alla fine, preferibilmente giovane, perché voleva un alto potenziale, no? E assolutamente una persona abituata a lavorare da solo. Sodo e da solo, perché ovviamente il centro di coordinamento era a Milano, tale per cui a Darwin, Milano, 8 ore, questo sarebbe stato veramente un problema. Questo era il profilo, meraviglioso, no? Da un punto di vista, cioè perfetto. Allora io arrivo proprio, io ero allora passato a Singapore, comincio a fare telefonate e tutti i candidati, tutti quelli che ho cercato di contattare mi dicevano sì, va bene, facciamo l'intervista però dopo il lavoro, benissimo, però non alle 5 del pomeriggio. Come no? E continuavano a dirmi non alle 5 del pomeriggio. No? Io a un certo punto mi sono un po' sorpreso, perché ho detto 5 del pomeriggio, perché proprio alle 5 del pomeriggio? Vabbè, questi signori aspettavano l'onda. Tale per cui dalle 5 alle 7 loro dovevano assolutamente aspettare l'onda. No? Va bene, beati loro, avevano anche ragione, perché per loro lavorare andava bene dalle 8 del mattino alle 4 e mezzo, si entravano appunto in tuta perfetta e poi andavano in acqua. No? E poi dalle 7, quando finiva appunto l'onda, andavano a casa e potevano fare, e allora potevano fare il colloquio di lavoro. Pensate il mio ingegnere a Milano quando le ho detto che non trovavo candidati. No? Cioè, ma come mai? L'Australia è così grande, le dico, sì, è così grande, ma è così vuota. Gente non c'è, gene minga, no? Perché questo non mi dà nessuno. Non ce n'è. A questo punto, ho offeso qualcuno? No, spero di no. Allora, a questo punto di vista, alla fine, io vi dico quello che abbiamo cercato di portare a casa, perché alla fine io non ho trovato l'ingegnere, ma un bel tecnico, un ex militare in pensione, che era molto bravo dal punto di vista tecnico, perché nella sua esperienza aveva fatto una serie di lavori appunto nell'esercito, dove c'era qualche cosa un po' vicina, una competenza che sembrava la logistica. Alla fine esperienza gestionale dei magazzini, non conosceva SAP, SAP, ma era molto bravo con Excel, vecchia maniera. Età, lasciamola perdere perché alla fine non potevamo appunto dirla, però
Sicuramente potenziale, non lo so, però era uno che imparava molto velocemente, perché in 2 mesi ha capito tutto. No? E alla fine lavorare sodo, sì, tanto, lavorava tanto sodo. Per me questa esperienza della WAVE, perché io la chiamo la WAVE e non c'entra niente con il nostro esercizio, è stata veramente una di quelle situazioni che proprio ti si aprono gli occhi, no? Perché dici, vabbè, lavorare dal punto di vista internazionale ti mette subito dal punto di vista di contatto con la realtà di business, con quello che è la diversità e la necessità di lavorare in un certo modo, perché prima di tutto sei davanti a organizzazioni diverse, lasciamo perdere la cultura, organizzazioni diverse. Un nostro testimone stamattina ha parlato di quanto era difficile, oppure più facile, in una situazione di mergers and acquisitions, portare a bordo una società che apparteneva a un fondo, che apparteneva appunto a una società padronale, perché le logiche di lavoro sono diverse. Dunque la prima diversità è comprare aziende che hanno assetti diversi e modi diversi di prendere decisioni, modi diversi di far carriera, modi diversi di essere in un'azienda. Sicuramente ti mette subito davanti a profili diversi, no? Chi ha detto che questo signore tecnico molto bravo appunto in Australia non potesse fare molto bene questo lavoro? No? Dovevamo rompere un po' un paradigma con i miei colleghi, con i miei clienti. Dal punto di vista di bisogni, sicuramente questo signore voleva la Honda. Diceva, non mi rompete le scatole, io dalle 5 alle 7 devo andare a fare questo. E avendo dovuto negoziarlo, perché in realtà era molto bravo. Cosa facevo? Perdevo la possibilità di avere magari l'unico candidato valido in quella regione? No, dovevo io fare qualcosa per avere quella competenza con quella persona, ma dovevo rispettare un certo tipo di bisogno. Sicuramente ci sono le national cultures, no? E questo ça va sans dire. La cosa importante è che queste national cultures non si lasciano fuori dalla stanza quando si entra in azienda. Vengono con le persone, entrano con le persone e danno colore a tutte le situazioni di gestione di tutti i giorni. Sicuramente fare il capo in una realtà asiatica di un certo tipo, fare il capo in essere, e fare brainstorming in America è completamente normale, fare brainstorming in Indonesia è noiosissimo perché nessuno parla, no? Aspettano che parli il capo. Tale per cui la national culture sicuramente è sempre presente e dà molto colore e sicuramente intensità al nostro lavoro. E ovviamente ci sono i contesti legali. Contesti legali che per quanto riguarda il nostro tema sono molto più aggressivi nei paesi anglosassoni che non nei paesi magari latini, no? Dove la diversità viene probabilmente tutelata in un certo modo, mentre magari in alcuni paesi del sud Europa non tanto. No, lasciamo perdere la Spagna che ci ha insegnato moltissimo, possiamo ancora che aspettare che vengano riconosciute le copie di fatto. No. Comunque, parlare di diversità, ovviamente, io metto sempre queste mani perché mi evocano comunque i miei primissimi esercizi quando facevo parte di un gruppo di lavoro sulla diversità dell'82 in California, tutti fricchettoni, sicuramente parlando di questo tema molto di moda allora, si parlava di empowerment. E in realtà che cosa è? Beh, sicuramente tutti parlano della diversità dal punto di vista di cittadinanza, etniche, culture nazionali, ma non è solo questo. Ovviamente abbiamo visto un crescendo dal punto di vista delle diversità, passando a quella normalissima, che ormai è diventata normalissima di genere, e magari genere, quando parleremo con la collega di Valori D, vedremo che non è così for granted, no? È ancora in salita su alcune cose. Parleremo sicuramente di diversità e questa necessità di mettere insieme diverse generazioni, l'opportunità appunto di mettere insieme diverse generazioni e persone che hanno scelto un modo di impostare la loro vita personale in un modo diverso, dunque anche LGBT. E non solo. Allora, parliamo un attimo di quello che succede oggi, no? E perché parlare di diversità è importante. Semplicemente basta guardare un po' la demografia. Dove siamo? Gli Stati Uniti. Tra pochissimo, in meno di 30 anni, il gruppo ispanico, quello che loro chiamano Latinos, anche se i Latinos non sono d'accordo di essere chiamati Latinos, ma comunque diventeranno il secondo gruppo etnico più importante degli Stati Uniti. Saranno molto di più di delle persone di colore. No? Strano per l'America. No? Ma parliamo per esempio di quello che succede in Europa, in Canada, in Giappone, dove ormai gli over 55 sono molto, molto di più. Delle persone giovani. Il Canada ha appena festeggiato appunto questo sorpasso, no? La settimana scorsa, quando ci sono più persone che sono over 55 che non persone che hanno meno di 25 anni. E questo ti crea un mondo sicuramente diverso, soprattutto perché i millennials, famosi millennials, non vedono la diversità come un qualcosa che sarebbe nice to have. It's a must.
è una cosa che deve esistere, e questo sicuramente ti dà una visione diversa del problema. E quello che sta succedendo, America Latina, middle classes, l'Asia, lo stesso, stanno crescendo, nuovi bisogni, e ovviamente dal punto di vista globale le famiglie vengono conosciute, vengono definite in un certo modo, in modi diversi, in modi diversi di essere padre e di essere madre, e che sicuramente sta mettendo in difficoltà la società e le organizzazioni, perché tutto questo avviene all'interno delle nostre organizzazioni. Siamo noi come HR a dover gestire e dare risposte a queste situazioni. Dunque, quando siamo globali, come viene detto oggi come oggi, by definition, le aziende che devono lavorare con persone che sono un po' in giro per il mondo, oppure magari tu sei a Milano tranquillo, però ti ha comprato un'azienda di un altro paese, in quel momento lì tu diventi assolutamente international, globale, e sicuramente le multinazionali sono quelle magari molto più avanti nel dover gestire le differenze religiose, di genere, di generazioni e altri tipi, perché in realtà è un modo in cui oggi si fa il business. Poi parliamo un attimo di digitale, perché no? Perché ormai quando si parla di diversità, perché non parliamo di digitale? Queste sono le statistiche che voi avete visto, e si dice che il 47% dei jobs scompariranno dovuto a questa evoluzione del digitale, e che il 50% dei jobs sarà rimpiazzato per robot. Queste cose sembrano molto strane, sì, magari, io magari non ci sarò in giro quando arriveranno queste situazioni, però comunque se noi vediamo il modo in cui lavorano le realtà digitali, sono molto legate appunto alla qualità del network, alla capacità di mettere gruppi di lavoro che sono ingaggiate, che hanno il potere, che hanno la possibilità di avere un dialogo aperto e che sono inclusive. Tale per cui l'inclusività e la diversità è un ingrediente fondamentale per la trasformazione digitale. Dunque non solo saremo rimpiazzati dal robot, ma quelli pochi che dovranno lavorare dentro in questo processo dovranno poter lavorare molto bene, e lì tutti i cervelli servono. Un altro problema è che, e questo l'abbiamo visto, ci sarà prima o poi un shortfall, una mancanza di persone che avranno delle skills, in parte sicuramente dovuto al fatto della parte digitale, e che ci saranno una necessità di avere persone con maggior numero di skills, circa 40 milioni, e che ci saranno 95 milioni di persone che non avranno le skills per poter competere. Questo come HR ci apre due problemi. Sicuramente education, reskilling e lifelong learning è un issue, dobbiamo farlo, ma contemporaneamente dobbiamo aprirci ad avere tutte le possibili persone e tutti i possibili canali per avere dei talenti nelle organizzazioni. E questo vuol dire che non posso dire tu sei del Politecnico di Milano o sei quello di Torino, no? Probabilmente la cosa ideale sarebbe quello di chiedere sai fare questo lavoro, lo puoi fare regardless, indipendentemente di quello che tu ti dimostri di essere. Volevo vederti performare, no? Allora, cosa che stanno succedendo? Le persone siamo molto più scafate. Siamo molto più sul pezzo, come si suol dire. Si parla molto, c'è molta awareness. Probabilmente non così forte, ma comunque si parla apertamente delle discrepanze, delle differenze che ci sono nella gestione di persone. E diversi gruppi, sia di ONG o comunque organizzato, fanno capire che c'è un problema, e ci sono convegni, ci sono manifestazioni, ci sono tutta una serie di iniziative che ci fanno capire, anche se tu magari sei la persona isolata nella tua piccola città, che c'è un problema, che c'è qualcosa che non va. E per i millennials, importante per noi, l'inclusione non è semplicemente mettere insieme gruppi di persone. Per loro è connettare, creare connessioni con gruppi di lavoro dove tutti devono essere ascoltati e respected. Dunque, il panorama è cambiato. Poi, research. Googlate tutto quello che potete googlare e guardate, è veramente imbarazzante vedere tutte le evidenze che ti dicono che effettivamente la diversity and inclusion sono un punto di forza per il business. McKinsey ti dice che le gender diverse companies sono il 15% più capaci di performare delle altre aziende che non lo sono, e quelli che sono etnicamente diversi hanno il 35% più di possibilità di avere successo. Un'altra società che si chiama Catalyst ha fatto tutto uno studio dove dimostra che le aziende che hanno più donne nei loro board statisticamente sono più forti. E Deloitte in Australia ha comunque fatto tutto un lavoro su Inclusive Teams. Dunque, se questa è l'evidenza, perché non sta avvenendo così velocemente? No?
C'è un altro tema dove ti dicono che la diversità è buona per l'innovazione, no? Che in realtà c'è il valore aggiunto nel mettere persone con delle idee diverse e con delle posizioni diverse. E non c'è niente di più diverso che un burkini. Sapete l'origine delle burkini? No? La creatrice è un'australiana che amava e ama sicuramente il surf, come il mio candidato, no? Però è profondamente musulmana. E la signora veramente ha lavorato di mettere insieme queste due idee. No? L'essere comunque patita di uno sport, volerlo fare e comunque rispettando la sua fede religiosa. E ha creato questo. Indovinate dove hanno successo questi aggeggi, questi strumenti, questi vestiti, in quali regioni del mondo sono famosi? Non in Francia, nei paesi musulmani. No? Sono famosi, sì? Ma probabilmente loro non sono riusciti ad inventarli perché vedevano le cose solo in un certo modo. Ci è voluta magari qui l'australiana che ha messo insieme due idee e ha creato una cosa che oggi esiste e che è sicuramente un groundbreaker di innovazione. Dunque, se ne parla di diversity e tutti ne parliamo, però probabilmente siamo potenzialmente, non dico con paura, ma magari un po' di touch, con un po' di spazio, no? E lo spazio probabilmente, perché quando si parla di diversità, noi stiamo guardando inevitabilmente nella nostra identità. Quando si cominciano a classificare delle persone, sooner or later, prima o poi, arriva la domanda a te. E tu cosa sei? E la seconda risposta probabilmente è quella di renderti conto che sei uno come tanti. Non sei quello, sei uno come tanti. No? Tale per cui questo sicuramente è già una prima ragione per la quale a volte parlare di diversità alcune persone non si sentono molto a loro agio. E l'altra cosa che succede è che l'inclusion, indipendentemente di come la vogliamo vedere, porta al senso di appartenenza, a un contesto che ti permette di essere come sei. Tale per cui diversity and inclusion sono profondamente identitari e l'inclusion parla soprattutto di ingaggio. Dunque c'è dopo una wave sull'engagement. Facciamo delle domande su capire cosa fanno per fare l'ingaggio delle persone che sono diverse, perché è lì dove si sta giocando la partita, non tanto di ingaggiare i millennials, no? Quello magari è facile. Come ingaggiamo tutti gli altri? E probabilmente la domanda non sarà molto veloce. Dunque, diversity and inclusion parlo di questi due issues, definirmi e contemporaneamente poter parlare di ingaggio. Allora, c'è una storia sempre legata alla neuroscienza che dice che le persone che sono capaci di performare bene quando si sentono rispettate, quando si sentono accettate, quando si sentono rispettate. E c'è tutta una ricerca della neuroscienza su questo. C'è un altro collega della neuroscienza oggi pomeriggio, magari lo chiediamo anche a lui, no? Cosa fanno per poter capire proprio il senso dell'ingaggio e il senso di poter essere efficaci in un gruppo di lavoro perché io posso performare, no? E comunque questo è alla base, diciamo, di quello che è oggi come oggi è l'inclusion. Ci sono nuove preoccupazioni, no? Voi direte quali? Keep calm and carry on, manco per. I nostri colleghi direttori del personale all'Inghilterra sono preoccupatissimi, ma non solo perché c'è una Brexit, ma perché la gente se ne va via. E dove decisamente le persone si stanno avvicinando e dire, benissimo, c'è questa scelta politica, ma l'azienda cosa sta facendo per garantirmi che io posso rimanere in questo posto, performare e crescere nel tempo? No? Tale per cui sicuramente diversity in questo momento è uno dei topics che è molto, molto sotto pressione da un punto di vista appunto di attenzione e le persone che sono dentro questo tipo di percorso sono sicuramente preoccupate. Allora, qual è il problema? E qui ho svelato una cosa. Diversity è anche un sistema che oggi come oggi dovrebbe essere proprio dentro tutta la vita del talento all'interno dell'organizzazione, cercando di capire appunto quante persone entrano, quante persone crescono, quante persone escono dalla società.
e avere una fotografia. Dunque, oggi come oggi, parlare di diversità vuol dire che le persone all'interno dell'HR devono misurare effettivamente chi entra, chi esce, chi viene promosso, identificare bene all'interno della propria demografia, all'interno dell'azienda, se questi gruppi vengono rappresentati o meno. No? E questi dati, che vengono chiamati l'internal labor force, stanno diventando sempre più importanti nella gestione dei progetti di diversity and inclusion. Non solo quanti assumi, non solamente quanti promuovi, ma quanti perdi, cercando di capire in quali momenti ci sono appunto gli issues principali. Non può essere solamente un tema di HR, sicuramente noi possiamo aiutare, no? Però, e questo lo siamo detti sempre, è un tema che deve essere in mano alla linea, che devono prendere questo con responsabilità e con degli obiettivi. E probabilmente i dati ci aiuteranno a capire effettivamente chi è chi all'interno delle organizzazioni. No? Sicuramente D&I deve diventare un qualcosa come la compliance, come parlare di IT. Cioè deve essere una cosa proprio dentro l'organizzazione. E oggi è sempre un progetto magari speciale, non in tutte le aziende, ma c'è un progetto. No? Però è anche un'opportunità per parlare di engagement, di essere fair, anche di diritti umani, no? E sicuramente di social justice. No? Non si può non riflettere di questo quando si parla appunto di diversità all'interno dell'organizzazione. Oggi come oggi la cosa più semplice è quella di fare un po' di training, no? Ci vuole un po' di corso per appunto gestire le persone bene come manager, ma anche per poterli includere. Sappiamo che questo è buono, è opportuno, però non è sufficiente. Noi crediamo che, e questo lo dicono un po' tutte le ricerche, anche le best practices, che occorre poter esporre ai teams di lavoro alla consapevolezza dei loro pregiudizi, sia consapevoli che inconsapevoli. Un po' come quello che faceva il mio ingegnere quando chiedeva appunto l'ingegnere del Politecnico di Milano, no? E renderli visibili e misurarlo, no? Molte aziende stanno facendo proprio classica performance management e si va non a quota, perché non è una questione di quota, ma a dimostrare quante persone sono state valutate in un certo modo e a quale gruppo appartengono. E normalmente si riesce a capire che noi cerchiamo di promuovere o ci sentiamo più a nostro agio con le persone che sono più vicine a noi. Dunque, unconscious bias è l'altro tema che viene molto forte. Mini roadmap, io con questo chiudo. Sicuramente, essendo a livello globale, il legal framework e il business context in ogni paese ci darà nuove leve. No? Cercate di portare una copia di fatto in Australia, non avete problemi. In Italia non entrano, se vengono da un altro paese. Giusto? Non entrano. O entrerebbero con molte difficoltà. Le aziende ti dicono di cercare di capire la tua demografia, come sono composte le persone, quali sono i grandi gruppi di lavoro che ci sono all'interno dell'organizzazione e capire l'internal work labor flow, quanti promossi, quanti sono usciti, quanti sono rimasti indietro. E cercare di avere proprio queste misure in tutte le decisioni di HR, non solamente nel hiring, ma anche nella parte dei promoting, nelle uscite. Poche storie. Offrire questo come obiettivo ai managers. No? E questo non è un tema di HR, è un tema di business. Un tema di opportunità di fare business, e dunque i dati ci aiuterebbero. E una cosa che è molto molto importante, che ho visto in molte aziende, organized networks of employees. Chiunque abbia la possibilità di visitare Microsoft, anche in Italia, troverà tanti gruppi di diversity, ma non solo il diversity, c'è l'LGBT group, piuttosto che l'Over 55, ma anche gli altri potenziali, in un modo molto aperto. No? Dunque, fa riflettere. Diversity and inclusion sono due leve appunto per poter avere un'azienda che permetta di avere una cultura ingaggiata e sicuramente alto performante. No? E credo sia alla base, almeno per quanto riguarda le aziende che sono rappresentate qua, un po' del to-do nei prossimi anni. Come ci lasciamo? Sempre facendo selezione negli Stati Uniti, a un certo punto abbiamo comprato un'azienda e abbiamo avuto un incontro con un consulente di cross-cultural awareness che ha detto: guardate, vi spiego appunto come si lavora con gli americani. Prima, quando fate i colloqui di lavoro, non chiedete l'età. Quando fate i colloqui di lavoro, non fate i commenti sul nome e cognome delle persone. Assolutamente chiedete mai qualcosa sull'origine dei genitori, perché questo potrebbe essere fatto ad una causa legale piuttosto che... Cercate di guardare semplicemente
i risultati, gli obiettivi. Io non dico che gli americani siano più avanti, c'è da vedere tanto che devono fare ancora, però l'ultima cosa che ci ha detto questo signore è che gli americani vogliono lavorare ed essere trattati come persone intelligenti, smart. Bah, penso che tutti noi vorremmo essere smart, giusto? Non solamente gli americani. Buon pomeriggio. Grazie.